Vieni a bordo e rifatti gli occhi, ragazzo! No, 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 col piede destro, mai con il sinistro! Porta male! Sali con il piede destro! Beh, solida. Già, leggera e agile. Arriva a 12 nodi se c'è vento. Non c'è nave da qui a Singapore che possa batterla. Che ne dici di portarla al largo e scoprire cosa è in grado di fare? Dove dovremmo andare? Al momento le servono dei cannoni e uomini in grado di usarli. Si salpa immediatamente. Tranquillo. Presto farò di te un vero lupo di mare. Fissare le vele! Su quel sartiame! Dateci dentro! Forza, uomini! Vediamo di spingerla in mare aperto! Forza ragazzo, è il tuo momento! Dai ragazzo, devi imparare! Vai al timone! Su, andiamo, non morde mica! Ora la stai governando. Ascoltala bene. Mezze vele! Ah ah! L'aquila è tornata a volare! La senti, ragazzo? Hai rotta per Martha's Vineyard. Troveremo armi e uomini laggiù. È una nave agile, ma più va veloce, più diventa ingovernabile. E più devi avere la mano ferma. Scatenati qui in mare aperto. Prima di arrivare alle acque basse. Spiega tutte le vele se vuoi. Il vento sta cambiando. Attento, Connor. Le raffiche sono difficili da gestire. Aspetta bene.
punta verso le acque basse, ma evita le secche. I banchi di sabbia ci rallenterebbero soltanto, ma gli scogli ci aprirebbero lo scafo. Ma se devi virare in fretta, vai di mezze vele. Sarà più manovrabile così. Occhio alle altre navi! Tieni la rotta e dovranno farti passare! Le case. Manca poco ormai. Ammainare! Sei davvero incantevole, come sempre. Dopo tutti questi anni fai vela fin qui a Vineyard per farmi dei complimenti. Stiamo cercando David e Richard Clutterbuck. Anche per me è un piacere. Robert Faulkner, dove diavolo sei stato, eh? Scusate se sono sparito così, amici, ma dovevo occuparmi di affari privati. State lavorando molto? No, siamo in attesa di imbarco. Beh, ci servono uomini e cannoni. Che ne dite di navigare ancora con me? Era ora di tornare a sparare un po'. Benone! L'Aquila è una grande nave. Stiamo armando proprio... Sembra che il tuo amico stia per prenderle. Dov'è Charles Lee? Non mi piace affatto il tuo tono, ragazzo. Io fossi in te non lo farei, Beetle. Bobby Faulkner fa la paglia ora? Bene, ti sei accorto che come marinaio fai schifo? Ehi, non voglio risse qua dentro, signori. Neanche fuori, se è per questo. Bobby, prendi i tuoi amici e vattene! Andiamo, amici. I cannoni saranno pronti. Forza!
stava succedendo? Il più vecchio è un templare. Chi era l'altro? Un templare? Il giovanotto è Nicholas Beadle. Nessuno. Un marinaio incapace, guardia marina della corona. Le armi sono pronte? Già, ma è meglio procedere con calma. Cerchiamo un bersaglio adatto e facciamo una prova. Abbiamo caricato pochi cannoni per iniziare, ma stai certo che c'è spazio per aggiungerne altri, se te ne servono. Rallentiamo a mezze vele! Ecco una fregata inglese in pessimo stato. Sembra perfetta per fare un po' di tiro al bersaglio. Portati a tribordo e quando i cannoni sono puntati, ordina il fuoco! Palle di cannone, direi! Fuoco! Ben fatto, ragazzo! Ora mira dritto alla prua per causare più danni possibili. Fuoco! C'è della polvere da sparo. Ottimo! Ora fai ruotare i cannoni. Mira bene. Colpisci quei vecchi barili e illumina il cielo. Cose che mi interessano. Ah, direi che ti piace il mare aperto, eh? Faremo di te un vero lupo di mare. Ora però è meglio rientrare. Vecchio, mi staccherà la testa, ti ho trattenuto un po' troppo. Che ci spara contro? Abbiamo distrutto una loro nave, ho disturbato la pace del re. Scegliene una. Cosa facciamo? Non ci resta che aprire il fuoco. Affondiamola! Guardate i cannoni, capitano! Per la miseria, un'altra! E quella da dove diavolo è venuta fuori? Thank you.
succedette? Normale come primo viaggio, vero? Ora torniamo indietro, o il vecchio mi farà a pezzi. Le ho io, tutte. Procurami ciò che mi serve e le darò a te. Facile. Hai una nave. Potresti trovare tutto, poi. Chi è quell'uomo? Lui? Un pazzo che blatera di alcune lettere ricevute dal capitano Kit. Tutte sciocchezze, ma è un bravo uomo e lo lascio in pace. Parlaci pure se vuoi, ma ti rintronerà a furia di chiacchiere. Comunque, l'Aquila è qui per te. Se ti venisse voglia di salpare, ci trovi qui. Ma adesso ti imploro di tornare a casa prima che il vecchio venga qui a farmi nero. Settimane. E neanche un saluto prima di partire. Scusa. Beh, che stai aspettando? Indossali. Molto tempo fa c'era una cerimonia per queste occasioni, ma penso che nessuno di noi due tenga granché alla forma. Hai armi e abilità, bersagli e obiettivi. E ora sei uno dei nostri. Benvenuto nella confraternita.